Ragazzi, 41% dopo ben mezz'ora e passa. Veramente non ci avrei mai creduto che ci volesse così tanto per downloadare un aggiornamento. Va bene così. Vabbè ragazzi, a questo punto facciamoci una doccia con la musichetta di Warface in sottofondo e vediamo se dopo una doccia finalmente finirà questo cazzo di aggiornamento. Finalmente ragazzi, siamo alla fine, anzi è finito proprio ora. Meno male sto aggiornamento di merda. Sì, partiamo subito con Warface. Allora, partiamo ragazzi subito col selezionare i personaggi. Guardate che grafica, cazzo ragazzi, 1080p, anzi di più, 4K stiamo girando raga, veramente perfetta l'immagine, io li vedo perfettamente i giocatori, pensate che li carica subito le immagini. Comunque ho già individuato il mio possibile uomo e sarà questo ragazzi, poi cliccando LTRT giustamente non mi fa vedere come si vede sto stronzo, ma vabbè. C'è solo un nigga giustamente perché sono razzisti quelli che hanno fatto Warface. No scherzo ragazzi. Sì, infatti mettiamoci Soup McTavish più o meno. Certo, dai dai. Partiamo subito creando il personaggio. E vediamo cosa faccio per sto gioco. Vuoi giocare? No, non facciamo l'addestramento ragazzi. O facciamo l'addestramento, anzi no, io faccio l'addestramento e saltiamo questa parte. Ok, siamo dentro. Sì, compagno precedente. Ah, per rigenerare, magari. Bello, bello. Ma guarda se dove mi fa spawnare. Ma sei fuori. Grande zio Kur, grande zio Kur. Sì, certo, non c'è nessuno, ovviamente vado da solo come un coglione. Minchia, questi corrono meno di Call of Duty anche, meno di giocatori di Call of Duty. Ma guarda dove è camperato! Ah, che cazzo, sti stronzi! Grande zio. Dai, 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 rigeneriamoci. Bucato, stronzo! Affanculo, dai, datemi una mano, ragazzi. Bravo. Ok, non mi danno neanche una mano, va bene, grazie ragazzi. Gentilissimi, come sempre. Troppo gentili che poi vi fa male. Allora. No, no, non muore! Che cazzo sono fatti di pietre, giocatori? Ragazzi, non ho mai visto una cosa del genere. Quante volte sono già morto? Vabbè, devo abituarmici. Oh, che cazzo. Bello, bello il lag, belli, bello, va bene così ragazzi, finita la partita giustamente, mi fa entrare una partita già finita. Primi passi, ok, perfetto, dai dai, partiamo subito con la seconda perché veramente è stata una cagata questa. Eccoci ragazzi, allora, bella, ok, mi piace molto questa grafica, è una bestia, è tutto ultra definito poi, se guardate bene. Ok, vamos, dai dai dai, bello, bello giocare così, mi piace. Vabbè, non muore la gente, vabbè. Oh, tranquillo, sono un tuo compagno. È un po' difficile sto gioco, è strano. Bello! Oh che Cristo, ma vi levate dal cazzo! Grazie Dio! Woo! Vaffanculo! 4-1 ragazzi, dai, va bene così, va bene così.
Vabbè, giustamente lanciano le granate, poi si rigenerano. Vabbè, ragazzi, abbiamo capito che questo gioco gli sponsor fatti ancora peggio di Call of Duty. Perché se avete visto, mi sono spawnati dietro gli avversari. Cioè, cosa che ovviamente non dovrebbe succedere mai. Vabbè, non penso che mi piacerà molto questo gioco. Dai, 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 dai. Ma che cazzo? Ma esplosioni da nulla. Ma dai, datemi una mano. Vabbè, mi rigenero. Andiamo avanti, ragazzi. Se fosse un pochettino più fluido, questo gioco sarebbe anche decente. E non ci vuole essere così tanto a uccidere un avversario. Questa è la cosa un pochettino più brutta. Quella cosa di arrampicarsi nei palazzi, ad esempio, con il proprio compagno, è una cosa molto tattica. Mi piace anche questa. Però bisogna farlo bene il gioco, non così. Cioè, questo è fatto un pochettino arrangiato, diciamo. Semplicemente è arrangiato sto gioco. Vedi, ci vuole troppo tempo. Beh, te muoiono i miei compagni. No, no, allora ragazzi, se succede veramente così un'altra volta mi incazzo e mollo il gioco perché queste sono laggate, impossibile. Avete visto il tipo con la pistolina? Cioè io l'ho sparato, o come l'altro tipo che avete visto che ha ucciso il mio compagno l'ha sparato molto e lui non è morto, quindi potete capire che ci sono tante di quelle laggate e sicuramente qui conta tantissimo la connessione, non va per niente bene, perché rovina il gameplay alla fine, il gioco è tutto. Questa cosa proprio non l'accetto, ragazzi. Guardate ragazzi, cioè guardate, l'ho sparato, Cristo Dio! Dai, l'ho sparato, avete visto anche voi, puttana troia! Ma non va bene una giocata così, cioè non ci sto! Guarda, sono morto 4 volte, cioè ho ucciso 4 persone e sono morto 4 volte perché? Perché ovviamente mi lagga troppo, non va bene così. Cioè io sto per mollarlo. Sì, è bellino il gioco, potrebbe migliorare tanto, però non va bene, non va per niente bene. O sarà la mia arma di merda, quello che cazzo è, non lo so. Eccolo. Dove minchia sei stronzo? Dove minchia sei? Vabbè ragazzi, avete visto anche voi che io sparo, ma gli avversari sparano davanti a me! Gli avversari sparano davanti a me! Che cazzo è? Il trucco di magia! Porca puttana! Che cazzo, ste minchiate. Poi andiamo ad attaccare solo noi. Se guardate, siamo solo noi che attacchiamo. Loro rimangono fermi nel loro punto di respawn. Vabbè, così. Vabbè. Ragazzi, che ci vogliamo fare? Io non so che dire. È un po' una merdata questa cosa del respawn. Perché ha fatto veramente. Ma veramente col cazzo. Ma sparano qui. Che strano. Vabbè, ho capito! Ho capito! Guarda, mi spawna a fianco! Ma dai, ma che gioco di merda! Vabbè. Ragazzi, è una merda giocare in questo modo. Ma come si fa? Cioè, ok che ci sono i punti fissi di respawn del deathmatch. Ma quando gli avversari sono della. Sono nel death. Sì, sono nel respawn avversario. Il respawn avversario si deve spostare dalla parte opposta. Non è che rimane lì. Cioè, deve essere corretto. Vabbè. Vabbè, la mia arma è una merda. Ok. È fatta con i. Va bene! Ah, muore in ritardo. È a scoppio ritardato, ragazzi. Questo mi spara con chissà che arma, non si sa. Questo cosa sta facendo? Cioè. Ah, sta parlando il caffè! Sta parlando! Caffè, caffè! Ma vaffanculo, va. Dai, mi sono rotto il cazzo, devo ogni volta rimuovermi da qui. Che Cristo. È ovvio che non ci divertiamo. Grannatu! Bello, che cazzo. Oh! Va a cagare, non fa, non fa.
non fa, uccidi e ti uccidono, uccidi e ti uccidono, uccidi e ti uccidono, uccidi e ti uccidono. Ragazzi, questo è il gioco, avete già capito che genere di gioco è. Però almeno adesso sono 8-8, ho già fatto 8 kill. Sicuramente questo gioco non è er meglio. Ci vuole un pochettino più di... Cioè, bisogna migliorare un pochettino e poi bisogna comprare armi un pochettino decenti, perché... Oh, tranquillo, tranquillo, tranquillo. Va bene. Allora, lanciamo una granata lì su. Mamma mia, non so come ho fatto a ucciderlo, però l'ho ucciso. Va bene, ti levi dal cazzo, magari, Cristo Santo. E lui... Ah! Addirittura si possono permettere di saltellare come in Call of Duty. Non so com'è facile. Vabbè. Lasciamo perdere, ragazzi. Forse sono io che sono troppo... Chiedo troppo. Forse chiedo troppo veramente. Perché sono abituato al tipo di giochi un pochettino di standard più alti. E questo sicuramente non è il massimo degli standard che abbia mai visto di gioco. Dai due! Vabbè, due colpi, minchia, due fucilate in faccia. Minchia, due colpi di calcio in faccia. Ovviamente non gli fanno una minchia. Che cazzo gli devo mettere la granata in bocca, porca puttana. Una granata in bocca, dai. Cristo, gente nei cespugli. Puttana Eva, siamo peggio di Battlefield. Wow, vabbè, questi qua, 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 qua. Vabbè, neanche gli arrivano i miei colpi! Neanche gli arrivano! Neanche gli arrivano i miei colpi. Vabbè. C'è un ritardo pazzesco. C'è un ritardo pazzesco tra i miei spari e gli spari degli avversari. Troppo ritardo vuol dire che mi sono sempre inculato io alla fine. Ho capito che non devo più passare nei cespugli perché alla fine io muoio, quindi... Facciamo una granata nei cespugli a questo punto. Addirittura c'è bisogno di un'assistenza per fare un salto del genere. Mi... Sono veramente allibito. Ah, l'ho preso solo una volta. Scusate, ragazzi. Scusate. Perché, siccome è talmente delicato e disetta sto cazzo di tasto, è disetta, che se lo muovo così si sposta subito. Vabbè. Ragazzi, il gioco è fantastico, comprate, anzi no, scaricatelo perché è il migliore che abbia mai visto. Uno spara, un FPS è pazzesco. Granato, granato, vai! L'ho ucciso, grande. Ho ucciso due stronzi dietro. Attraverso la mia granata, invece no. Ma dove Cristo me le ha lanciate le granate? Porca puttana, sono mezzo morto. Recupera energia, dai, dai, dai. Invece i miei compagni tranquillamente riescono a uccidere l'avversario subito. E dai! È bello, si disconnette anche il controller. Porca troia, è un anno! No, 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 no! Ma, no, come ha fatto? Perché la mia... Oh, alleluia! Dai, ma lancia la granata. No, mi hanno rianimato. Ecco perché non ho granate. No, cosa? Ah, ok. È finita la partita, ragazzi. È finita la partita. È veramente ingiocabile. Veramente, è questione di connessione, eh. Ho giocato veramente bene, però è questione di connessione, questa cosa non va per niente bene. Guardate, 13-13, a seconda di come vi gira, la partita la potete vincere come la potete perdere, e le kill le potete fare come non potete farle. È veramente una cosa bruttina, perché se il gioco migliorasse da questo punto di vista e anche un pochettino di fluidità sul gioco, se l'immagine fosse più fluida e i movimenti fossero migliori, sarebbe più bellino, non sarebbe male. Vabbè, comunque, successivo. Andiamocene via, ragazzi, perché qui altrimenti continuiamo. Facciamo caricare queste cose e poi ce la andiamo via. Ok, perfetto. Andiamo via, fuori dalla sessione. Comunque sia, ragazzi, spero che il gioco vi sia piaciuto più o meno, per quello che può offrirvi. Comunque sia, è gratis. Se
Avete visto che bisogna noleggiare armi minchiate varie per poter sbloccare, per poter avere armi magari migliori, armi e accessori migliori. Se vi piace ovviamente scaricatevelo, tanto è gratis, potete provarlo, siete liberi di provarlo. Perché alla fine, finché è un gioco gratis va bene, quando bisogna pagarlo ci pensate più a, ci pensate di più a per, prima di comprarlo. Spero che il video vi sia piaciuto, come al solito vi invito a iscrivervi, commentare, mettere mi piace se ovviamente l'avete apprezzato, se ne volete un altro ditemelo pure, se volete farmi soffrire ditemelo pure, farò un'altra di queste puntate. Noi ci vediamo alla prossima, quindi bella raga!